Buonasera a tutti. Questa sera, nel ciclo degli incontri della sezione Narrazioni, abbiamo la fortuna e l'onore di avere con noi il professor Stefano Mancuso. Il professor Stefano Mancuso è uno scienziato di prestigio mondiale, è un botanico, dirige il LINV, che è il laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale. Ha insegnato in università giapponesi, svedesi e francesi e insegna all'Università di Firenze, Arboricoltura Generale e Coltivazione Erboree. È accademico ordinario dell'Accademia dei Georgofili. È autore di numerosi saggi scientifici e pubblicazioni, proprio per citare solo gli ultimi, La pianta nel mondo, La nazione delle piante, Plant Revolution, che sono gli ultimi libri pubblicati per i quali ha ricevuto anche molti premi. I suoi scritti ci hanno permesso di entrare e conoscere l'affascinante la, mondo delle piante. Dicevo che la conferenza di questa sera fa parte della sezione Narrazioni, che nel sottotitolo dice Storie e racconti per portare alla luce l'intreccio tra noi e il mondo. Ebbene, mi sembra che questo sottotitolo si inserisca bene con la lezione conferenza di questa sera, perché il professor Mancuso ci racconterà l'intreccio tra noi e il mondo delle piante. Per molte persone il mondo delle piante appare spesso secondario, non è importante. Nell'opinione pubblica è sempre il regno animale e il regno umano che conta, ma non è così, non è assolutamente così. La politica e l'economia pensano raramente al mondo delle piante, ma è da questo mondo che possiamo imparare tante cose e possiamo avere risposte a molti, inoltre, problemi. Anche quelli creati da noi stessi, primo fra tutti il riscaldamento globale. Nell'enciclica Laudato Si sì, del Papa Francesco ci dice essere custodi dell'opera di Dio non costituisce qualcosa di opzionale e non è nemmeno un aspetto secondario dell'esperienza cristiana. Aver cura dell'altro non può prescindere dall'aver cura della terra, aver cura delle piante. Le piante, essere intelligenti, afferma il professor Mancuso, sono capaci di risolvere problemi, sono le maestre del mutuo appoggio. Possono sopravvivere anche senza di noi, ma noi senza di loro no. Forse la progettazione delle nostre città ha bisogno non solo di architetti, ma anche di botanici. Le piante possono essere la soluzione per un mondo più bello. Le piante possono essere loro stesse una soluzione ai problemi che creiamo. L'edizione di Molte Fedi ha come titolo: Diremo io o noi, sentieri per varcare la notte. Il mondo delle piante è un bellissimo sentiero per varcare la notte. E questo ce lo racconterà il professor Stefano Mancuso. Grazie. 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 Buonasera e grazie a tutti voi per essere qui. È veramente un piacere per me tornare a Bergamo. Ci ho parlato tante volte a Bergamo e soprattutto durante il Festival di Bergamoscenza e mi ha sempre colpito il fatto che siate una, una città che mostra un interesse fuori dal comune per alcuni temi come quello di cui ci occuperemo stasera che è un tema fondamentale per tutti noi io stasera non parlerò tanto non vi racconterò tanto quanto sono intelligenti le piante ne faremo diciamo, dei rapidi accenni parleremo l'intelligenza delle piante verrà fuori un po come in trama come in controluce parlando della stupidità degli uomini ehm, che non sono in grado di comprendere noi non siamo in grado di comprendere di vedere come funziona la vita allora, cominciamo con dei numeri. Io sono uno scienziato, stasera mi sentirete spesso dare i numeri. Uno di questi riguarda la quantità delle piante e degli, e degli animali. Noi, noi guardiamo alla vita con i nostri occhi, che sono gli occhi umani o al massimo animali, vediamo riusciamo a comprendere e a vedere soltanto ciò che ci assomiglia e ciò che ci assomiglia sono gli animali e pensiamo che il mondo, la vita su questo pianeta sia esattamente questo e invece gli animali, non gli uomini ma tutti gli animali insieme sono una quantità totalmente irrilevante di, di, di vita sul pianeta. Pensate che tutti gli animali insieme rappresentano soltanto lo 0,3% della biomassa. Cioè se noi potessimo pesare tutti gli esseri viventi del pianeta, gli animali rappresentano, rappresenterebbero esclusivamente lo 0,3%. I funghi sono quattro volte più numerosi degli animali, con l'1,2%. Le piante rappresentano la, la vita. Con l'85,5%, il resto sono i microorganismi. Ora, tutti quanti noi abbiamo sappiamo che le piante diciamo, lo abbiamo studiato alle scuole elementari. Il fatto che noi dipendiamo dalle piante, respiriamo l'ossigeno prodotto dalle piante, mangiamo in ultima analisi tutto quello che viene prodotto dalle piante. Noi animali viviamo perché esistono le piante che fissano l'energia del sole e la trasformano in un'energia chimica che noi possiamo utilizzare. E questo è una, diciamo, è, fa parte delle nozioni che mi auguro, vedo molti ragazzi, eh, abbiate tutti quanti. E dovrebbero essere veramente nozioni da... Scusate, mi tolgo la giacca, ma qui dentro fa un caldo spaventoso. Queste sono proprio nozioni da, eh, da scuola elementare. Per quanto non sono così chiare, qualche settimana fa ero a Parigi e una eh, giornalista francese mi intervistava e quando io dissi, beh, noi siamo dipendenti dalle piante, mi disse, eh, ma professore, non esageriamo ora, dipendenti dalle piante. Come se stessi esagerando, come se stessi dicendo qualcosa di non vero. Invece noi siamo letteralmente dipendenti dalle piante. Quello che è meno noto è che le piante non, non assolvono soltanto a questo ruolo di produrre tutto l'ossigeno, di produrre tutto il cibo che ci permette di vivere, ma fanno molto di più. Ad esempio fissano l'anidride carbonica. E questo, ci torneremo stasera diverse volte, è il problema fondamentale del nostro tempo. Cosa vuol dire fissano l'anidride carbonica? Attraverso la fotosintesi le piante prendono l'anidride carbonica dell'atmosfera e la trasformano in materia. Ora, immaginate, provate a immaginare che cosa accadrebbe se domani scomparissero le piante, che cosa accadrebbe alla vita del pianeta? Beh, sicuramente gli animali scomparirebbero dopo un po', perché non avremmo, non per l'ossigeno, l'ossigeno durerebbe per qualche milione di anni, ma il cibo già no, dopo poco non avremmo più di che mangiare. Ma non è tanto questo, il vero problema è che se le piante morissero domani, Rilascerebbero nell'atmosfera tutta l'anidride carbonica che hanno fissato in milioni di anni. E quale sarebbe la conseguenza di questo? Beh, la temperatura del pianeta diventerebbe così alta da non permettere molto probabilmente l'esistenza di acqua liquida, e quindi l'intero pianeta verrebbe sterilizzato. Cioè, se le piante morissero domani, il nostro pianeta in pochissimo tempo assomiglierebbe a Marte o a Venere la stessa una palla di roccia sterile. Ora che sappiamo questo, ora che sappiamo il fatto che noi dipendiamo dalle piante, chiediamoci come stanno messe queste piante, dalle quali noi dipendiamo, perché ora cominciamo a parlare del, della second, del secondo capitolo, la stupidità umana. Quante sono queste piante e come stanno messe? Noi dipendiamo da loro, la vita dipende dalle piante. Ora, una qualunque specie razionale come noi ci vantiamo di essere dovrebbe trarne delle conseguenze e fare di tutto per prevenire che una sola di queste piante, di questi organismi da cui noi dipendiamo venisse uccisa o tagliata. E invece che cosa è accaduto? Beh, all'inizio della storia della civiltà umana, non alla storia della nostra specie, la nostra specie Homo sapiens ha 300.000 anni e per 285.000 anni più o meno non si è comportata male, diciamo, si è comportata come tutte le altre specie di questo pianeta, senza andare distruggendo in giro a distruggere ciò da cui dipendeva la propria sopravvivenza. Poi, più o meno 15.000 anni fa. Accade qualcosa che ha cambiato la storia della nostra specie. Abbiamo inventato l'agricoltura, siamo diventati una specie stanziale, l'invenzione dell'agricoltura ha cambiato tutto e la nascita della civiltà, della civilizzazione umana, viene fatta risalire esattamente all'invenzione dell'agricoltura. Da quel momento a oggi... Quindi in termini di vita della, del pianeta niente, 12.000, 15.000 anni sono niente. Noi abbiamo tagliato la metà degli alberi presenti sul pianeta, erano 6.000 miliardi 12.000 anni fa, oggi sono 3.000 miliardi. Ma quello che è più preoccupante di tutto questo è che 2.000 miliardi noi li abbiamo tagliati negli ultimi due secoli. E quando parliamo di taglio delle foreste, ovviamente pensiamo quasi sempre all'Amazzonia e tutti ci indigniamo quando vediamo. Il, immagino, mi auguro che vi indignate. Quando vediamo ehm, il, i tagli e la distruzione della foresta amazzonica, però dovremmo chiederci perché la foresta amazzonica è così. Importante, vabbè, perché ve lo dico veramente in una sola parola, la nostra sopravvivenza come specie dipende dal fatto che noi riusciamo a mantenere integra quest'ultima foresta primaria. Questo perché sia evidente a tutti l'importanza di questo, non perché, non perché come si legge produce l'ossigeno, sui giornali si legge spesso l'Amazzonia, il polmone del pianeta, non è per questo. L'Amazzonia produce il clima del pianeta, che è una cosa ben diversa. L'ossigeno ce lo avremmo, il clima no. Se l'Amazzonia scompare, anche la nostra specie scompare. E quindi è ovvio che dobbiamo preservarla in ogni maniera, però dobbiamo anche chiederci, ma questa foresta primaria, perché questa... La questione particolare dell'Amazzonia è una foresta primaria, cioè una foresta che non è mai stata toccata dall'uomo. Questa è una foresta primaria, cioè una foresta come l'avremmo potuta vedere 15.000 anni fa. Noi dovremmo chiederci: ma questa foresta primaria? Ma ci hanno avuto sta fortuna i brasiliani e quegli altri 5 o 6 paesi intorno che gli è cascata lì, oppure c'è qualche altra cosa? che riguarda queste foreste primarie che noi non capiamo. No, non è che sono fortunati i brasiliani. La foresta primaria prima copriva tutto il pianeta, ma non tantissimo tempo fa, nel 1830, nel 1840, veramente pochi anni fa, una persona che fosse partita da Palermo per raggiungere Oslo, avrebbe viaggiato quasi esclusivamente all'interno di una enorme e continua foresta primaria europea. Oggi sapete quanta, ne, quanta ce n'è di questa foresta primaria europea? Avete un'idea? Quanta ne è rimasta? Nel 1840 copriva ancora quasi tutta l'Europa. Oggi ne è rimasta zero metri quadri. Zero. Cioè, quando, in altre parole, quando vedete degli alberi, una foresta, dei boschi in Europa, questi sono alberi, foreste e boschi piantati dall'uomo, o in cui l'opera dell'uomo è talmente importante da cambiarne completamente l'aspetto. Noi spesso confondiamo l'idea delle foreste con altre cose. Per esempio, quando c'è stata la tempesta Vaia e sono caduti 14 milioni di alberi, beh, quei 14 milioni di alberi non era una foresta. Quello era un campo di abeti. E che noi non siamo abituati a pensare in termini di campo. Quando pensiamo a una coltivazione, pensiamo a una coltivazione di grano, di gran turco, di lattuga. Non pensiamo a una coltivazione di abeti. È quella... È una coltivazione di abeti e per questo anche che è così poco resistente. Quindi abbiamo tagliato in pochissimo tempo tutta la foresta primaria europea. Abbiamo tagliato in due secoli, ve lo ripeto, duemila miliardi di alberi. Perché non si deve fare questa cosa? Perché questa è, diciamo, la singola operazione che di più pregiudica le nostre possibilità di sopravvivenza come specie. Perché nelle, le foreste innanzitutto sono, per prima cosa, ciò che fissa l'anidride carbonica, ora ci torniamo su questa storia dell'anidride carbonica, per seconda cosa sono il luogo della biodiversità, il luogo dove vivono le specie del pianeta. Le specie di questo pianeta vivono nelle foreste. Quando noi distruggiamo una foresta, non stiamo tagliando soltanto quegli alberi, stiamo distruggendo anche tutte le specie che vivono al suo interno. E la vita è una rete, una rete di connessioni. La vita, se noi siamo vivi, noi uomini, ve lo dobbiamo al fatto che ci sono migliaia di specie che ci permettono di sopravvivere. Immaginate proprio una rete, una rete da pesca. E' questa l'immagine corretta della vita. Ogni volta, ogni nodo di questa rete è una specie vivente. Ogni volta che una di queste specie viventi scompare, voi state togliendo uno di questi nodi. Fino a un certo punto la rete continua a funzionare, si mantiene in abbastanza funzionale, ma dopo un po' collassa, tutta di un colpo, e scompare, non è più una rete. Ecco la stessa cosa dovete pensare, funziona per la vita. Quindi le foreste vanno conservate perché all'interno delle foreste c'è la vita. E invece noi le tagliamo, cosa accade quando tagliamo una foresta? Beh, di tutto. Una delle cose che accade è una delle cose che voi avete provato in maniera molto forte sulla vostra pelle partono e iniziano le pandemie noi tagliamo le foreste vedete come è difficile collegare dei, delle cose così lontane noi tagliamo delle foreste e qui a Bergamo muoiono migliaia di persone come mai qual è il collegamento fra questi due eventi Così diversi. Beh, ancora per il SARS-CoV-2 non lo sappiamo, ma per analogia mi sentirei di essere praticamente sicuro che, come tutti i suoi predecessori, come tanti altri virus che sono passati dagli animali all'uomo, questa parola spillover che ormai tutti quanti abbiamo imparato a conoscere, beh, negli ultimi trent'anni. Questi spillover sono aumentati di quattro volte. Oggi praticamente il 75% delle nuove malattie che colpiscono l'uomo vengono da virus che prima erano negli animali. Non so se state sentendo questi numeri. Il 75% delle nuove malattie che colpiscono l'uomo. Si sono quadruplicati i passaggi dagli animali all'uomo. Perché? Beh, vi dicevo, per il SARS-CoV-2 non lo sappiamo ancora, ma lo sappiamo esattamente per esempio per Ebola o per l'HIV. Ebola e HIV si sono prodotti a causa di una cosa che si chiama forestazione deframmentata in Africa. Che cos'è la forestazione deframmentata? Noi l'uomo taglia le foreste in maniera, diciamo abbastanza disordinata e si insedia, va a vivere lì dove prima c'era la foresta. Vi dicevo prima che la vita è una rete, è una rete in cui tutte le specie sono in relazione le une con le altre. Se in un ecosistema che prima, in cui prima non era previsto l'uomo, arriva l'uomo, ecco che di colpo lui entra a far parte di quell'ecosistema, entra a far parte di quella rete di relazioni e diventiamo per esempio ospiti di nuovi virus. Questa è una delle conseguenze però paradossalmente meno importanti. Anzi, direi che fra tutte le conseguenze questa è la quella meno catastrofica. Quando tagliamo le foreste, vi dicevo eh, riduciamo in maniera sensibile la biodiversità. Allora che cosa sta accadendo? Che cos'è la biodiversità? Sono il numero delle specie che vivono su questo pianeta. Ne avete sentito parlare, lo dico ai ragazzi, vedo che ci sono tanti ragazzi delle scuole superiori. Le specie di questo pianeta stanno diminuendo in maniera vertiginosa. Quanto stanno diminuendo? Beh, questo è un altro punto che è bene abbiate molto chiaro. Perché molti di voi sono dei giovani e voi vivrete in un mondo molto complesso proprio per quello che stiamo combinando. Quanto sta diminuendo questa biodiversità? Beh, non è una diminuzione: non si parla più di diminuzione della biodiversità. Noi parliamo oggi della sesta estinzione di massa. Noi siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa. Ora quanti di voi immagino che alcuni di voi sappiano che ci sono state prima, di questa ce ne sono state anche abbastanza intuitivo cinque grandi estinzioni di massa nella storia della vita. Che cos'è un'estinzione di massa? È un periodo della storia del pianeta in cui a causa di eventi solitamente catastrofici un gran numero di specie viventi scompare. Una fra queste estinzioni di massa che tutti noi abbiamo sentito qualche volta nominare è quella che dà fine al Cretaceo. La fine del Cretaceo è la quinta estinzione di massa, quell'estinzione durante la quale scompaiono i dinosauri. Ora, com'è avvenuta questa estinzione di massa? Immagino che lo sappiate, è cascato un meteorite sullo Yucatan. Un meteorite talmente grande da cambiare in maniera definitiva e significativa il clima del pianeta per un periodo lunghissimo. Ora, quando guardiamo i film, abbiamo l'idea che questo meteorite sia cascato sullo Yucatan e nella settimana successiva i dinosauri si siano estinti siano scomparsi. No, in realtà non è andata affatto così. Nonostante la quinta estinzione di massa sia l'estinzione più veloce che noi conosciamo, questa ha sempre impiegato un paio di milioni di anni. Cioè, che cosa vuol dire? È, è caduto il meteorite. Il meteorite ha cambiato il clima del pianeta. Nei due milioni di anni successivi, il 75% delle specie allora viventi sono scomparse. Questo è quello che è accaduto. E questi 2 milioni di anni sono un tempo brevissimo. Cioè la scomparsa del 75% delle specie in 2 milioni di anni fa sì che la quinta estinzione di massa sia l'evento catastrofico più veloce della storia della vita su questo pianeta. Ora oggi noi abbiamo un tasso di estinzione che è dalle mille alle diecimila volte più alto del normale, quindi un tasso di estinzione superiore a quello dell'intero periodo della quinta estinzione di massa, che però sta accadendo non in milioni di anni, sta accadendo in decine di anni, in lustri, anno dopo anno. E questa è una cosa totalmente nuova per il pianeta. Totalmente, non è mai accaduto. Ed è una cosa totalmente nuova e anche molto pericolosa. Perché se, se l'estinzione avviene nel corso di milioni di anni, quel famoso riequilibrio di cui vi parlavo prima può in qualche maniera... Eh, ripristinarsi. Se l'estinzione avviene nel corso di pochi anni, no. E guardate che il, il livello di questa estinzione è talmente, è talmente enorme che è difficile anche trovare degli aggettivi. Eh? Quando io insegno a dei ragazzi che sono Pochettino più grandi di voi, tendo a dire ragazzi del, del, del liceo. All'università oggi c'è una tendenza, immagino anche fra di voi, a usare aggettivi eh, superlativi, esagerati, agghiacciante. Mi si, è, mi si è raffreddato il caffè, agghiacciante. Non trovo gli occhiali, catastrofico aggettivi di questo tipo usati in maniera eh, del tutto inopportuna. Io tendo sempre a, a non usare nessuno di questi aggettivi, però, però quando si racconta che cosa sta accadendo alla vita del pianeta, davvero agghiacciante si può utilizzare. A febbraio di quest'anno, il governo britannico chiede al, a un mio collega dell'Università di Cambridge, il professor Dasgupta, di stilare un rapporto sullo stato del pianeta, della vita del pianeta. Il governo britannico chiede questo, questo report per motivi economici. Vedete quanto siamo ciechi. cioè chiede. Vuole sapere qual è lo stato del pianeta per sapere in, in, in soldi quanto può, quanto può costare ciò che stiamo combinando al pianeta. Ve lo dico tanto, costa tanto. Lo sapete quanto è costata la pandemia, che non è niente rispetto a quello che stiamo combinando? 8 triliardi di euro, 8 mila miliardi di euro. Allora, il professor Dasgupta produce questo report. A noi non ce ne importa nulla della questione economica e quindi non vi dirò nulla sulla parte economica. Ma eh, se volete avere una lettura, diciamo, seria di che cosa sta accadendo alla vita del pianeta, andatevela a leggere. Beh, il report è enorme, sono 500 pagine, ma ne trovate una versione da, di una decina di pagine che racconta diciamo, i, i punti principali. E quali sono questi punti principali? Beh, qualcuno ve lo voglio raccontare, perché voi abbiate chiaro quello che sta accadendo. Sapete oggi da che cosa sono rappresentati i mammiferi del pianeta? Se io vi chiedessi qual è, a parte noi, l'80% dei mammiferi presenti sul pianeta Terra sono animali che noi mangiamo, bestiame. L'85% degli uccelli che sono presenti sul pianeta sono pollame. I pesci, fareste bene a correre al mare e andarli a vedere, perché qualunque modello ci dice che nel 2070 non ce ne saranno più i pesci, intendo selvatici, ci saranno soltanto pesci di allevamento. Quindi questo è quello che stiamo combinando al pianeta in una quantità di tempo così incredibilmente breve, incredibilmente breve, e ancora non abbiamo toccato il punto fondamentale. Che è quello del riscaldamento globale, perché tutti questi fenomeni, vedete, sono in parte connessi gli uni agli altri, ma hanno anche un come dire, un, un effetto cumulativo. Cos'è il riscaldamento globale? Tanto il riscaldamento globale è il termine corretto per quella cosa che spesso, alcune volte, potresti aver sentito nominare come cambiamento climatico. Non, non si dice. Cambiamento climatico è un'invenzione un dei repubblicani americani. Nel senso che è proprio un'invenzione. Un giorno un consigliere linguista dei repubblicani... In America disse: Basta, non lo, non lo chiamate più riscaldamento globale perché preoccupa. Chiamatelo cambiamento climatico, che ha una cosa più a, che ricorda un po' i cicli della natura, qualcosa che accade. Bene, questa persona, questo, questo linguista che fece questa proposta, eh, poi oggi si è pentito, ha avuto una conversione. Parleremo anche proprio del termine conversione per quanto riguarda l'idea del nostro rapporto con la natura è, eh, ed è uno dei più accaniti sostenitori del fatto che bisogna fare qualcosa contro il riscaldamento globale lo chiamiamo così dagli anni 30 del secolo scorso global warming per capirvi che è una cosa che la scienza conosce da tantissimo ora allora, seguitemi bene perché la questione del global warming del riscaldamento globale è fondamentale e purtroppo non c'è una conoscenza diffusa di quello che sta accadendo e di che cos'è questo problema. Allora, il riscaldamento globale dipende dai gas prodotti dalle attività umane, però non la facciamo troppo complessa, concentriamoci su uno, il più importante in termini quantitativi, l'anidride carbonica. Qualunque attività energetica umana produce anidride carbonica, l'anidride carbonica va nell'atmosfera, e impedisce il raffreddamento del pianeta. Il famoso effetto serra, eh, se qualcuno di voi è mai entrato in una serra, sa che cos'è. È e proprio il vetro della serra impedisce al calore di disperdersi. La stessa cosa fa la carbonica nell'atmosfera, impedisce al, car al calore del pianeta di disperdersi. Quindi che cosa sta accadendo? sta accadendo che il pianeta si sta riscaldando. Quanto si sta riscaldando il pianeta eh, è difficile dirlo. Voi probabilmente avrete sentito dire che, noi, che si sta cercando di fare il possibile per limitare a un grado e mezzo l'aumento di temperatura del pianeta a fine secolo rispetto al, al periodo preindustriale. Questo è l'obiettivo. Di cui si parla sempre, entro fine secolo, limitare l'aumento di temperatura a un grado e mezzo rispetto al periodo preindustriale, quindi alla fine del Settecento, che senso ha questa cosa? Nessuna. Perché già gran parte del pianeta ha superato ampiamente i due gradi. E tutti i modelli, tutti i modelli, e qui andiamo, comincia la questione problematica. Ci dicono che entro fine secolo, se continueremo a fare quello che abbiamo fatto finora, ma attenzione, dobbiamo tornare anche su questo punto per capire quanto è delicata questa questione, l'aumento della temperatura potrà essere fra i 4 e i 6 gradi centigradi. Ora, diciamo che siamo bravi, che saremo meravigliosi e riusciremo a limitarla a 3 gradi, ma diciamo anche che riusciremo a limitarla a due gradi, cosa che è assolutamente impossibile, ma diciamo che avviene un miracolo. Allora, secondo voi che cosa sono due gradi in più sul pianeta? Pensate che siano, che ne so, a Bergamo nevica un pochettino di meno durante l'inverno, ci saranno delle estati un pochettino più calde, la primavera sarà più tiepida, staremo di più fuori? Pensate che sia questo? Beh, no, vi state sbagliando. Perché vi state sbagliando? Perché non è questo che dovete pensare. Voi dovete pensare che cosa accade al vostro corpo quando la sua temperatura aumenta di 2 gradi. Questo è il modo corretto per vedere e per capire che cos'è il riscaldamento globale. Quando il vostro corpo sta a 38 gradi e mezzo, invece che a 36 gradi e mezzo, beh, non state bene. Alla lunga è incompatibile con la vita. A 38 gradi e mezzo un corpo umano non può vivere. Per un certo periodo sì, per un lungo periodo no. Che cosa accade? Beh, è difficile dirlo: a 38 gradi e mezzo morite. Che cosa accade? Boh, una volta ti si rompono i polmoni, un'altra volta ti si rompe il pancreas, un'altra volta c'è qualcosa al cervello. Non lo puoi dire. Sei certo però che muori. E perché non lo puoi dire? E perché è difficile fare queste previsioni? Perché la temperatura è il singolo parametro che più di ogni altro influisce su qualunque reazione chimica o fisica che avviene nell'universo, non su questo pianeta, nell'universo. Non c'è una singola reazione che non sia influenzata dalla temperatura. E quindi è difficile dire che cosa accade. E' per questo che è difficile anche fare dei modelli su quello che accadrà. E mm? per questo che magari ci sono degli inverni che sono molto freddi e poi, e poi comincia a piovere tantissimo e poi vengono delle, de, dei periodi torridi, perché è difficile prevederlo. E c'è un'altra questione del riscaldamento globale che è fondamentale, è un fenomeno esponenziale. Sapete cosa sono i fenomeni esponenziali? Eh, fenomeni. Per capire che cos'è un fenomeno esponenziale, beh, il, la crescita del virus è esponenziale. La settimana prima non c'era nessuno negli ospedali, la settimana dopo non c'era più un posto libero. Questa è una crescita esponenziale. Perché è difficile da comprendere, noi uomini non siamo abituati alle crescite esponenziali, noi siamo abituati alle crescite graduali. La sapete la storiella del lago e della ninfea? C'è un, un laghetto e c'è una ninfea che cresce in questo lago. Questa ninfea raddoppia la propria superficie ogni giorno. Mi seguite? Quindi ogni giorno la ninfea raddoppia la propria superficie. Dopo 100 giorni copre l'intero lago. Quando è che ne ha coperto metà? Potete dirlo, eh? Vedi che non, non, non è semplice un, un, un fenomeno esponenziale. Il giorno prima, dopo 99 giorni. Questo è un fenomeno esponenziale. Dopo 100 giorni copre l'intero lago, il giorno prima ne aveva coperto metà. I fenomeni esponenziali sfuggono alla nostra immediata comprensione e il riscaldamento globale è un fenomeno esponenziale, il che vuol dire che le conseguenze ci arriveranno addosso in maniera catastrofica e inaspettata. Se poi qualcuno di voi volesse avesse delle, delle curiosità e volesse per esempio sapere, beh, Bergamo nel 2070, fra 50 anni, ci eh, sono tanti ragazzi che fra 50 anni saranno dei giovani ancora. Beh, Bergamo che, che clima avrà fra 50 anni? C'è un meraviglioso sito del Politecnico di Zurigo in cui voi mettete il nome della città. In cui vivete o in cui siete, a cui siete interessati e vi viene fuori il nome della città che oggi ha il clima più vicino a quello che avrà la vostra città nel 2070. Allora Bergamo avrà un clima simile a Marrakesh nel 2070 e uno potrebbe dire: Ma alla fine a Marrakesh non è che ci si sta male? No? Io ci sono stato, un sacco di tempo e sta bene. Però state attenti, Bergamo non è costruita per essere Marrakesh, ma neanche per idea. Trieste nel 2070 avrà il clima di Catania, Roma avrà il clima di Tunisi. E uno fin qui può dire, vabbè, staremo un pochino più al caldo. Ma voi dovete chiedervi, e Marrakesh, Catania e Tunisi, che clima avranno nel 2070? Perché questo è il punto che interessa anche voi che abitate a Bergamo. Perché queste città avranno il clima del sub-Sahel. In altre parole, non saranno abitabili. Nel 2070... Ve lo ripeto, dopodomani la percentuale di terra emersa, non abitabile, per estremi termici, perché fa troppo caldo, sarà il 18% delle terre. Oggi è lo 0,8%. Su questo 18% di terra oggi vivono 2 miliardi di persone, le quali non è che si sposteranno perché andranno a cercare dei luoghi in cui avere delle possibilità migliori economiche per sé e per i propri figli. Ma no, questi si sposteranno perché dove vivono oggi non si potrà letteralmente vivere. Letteralmente. E guardate che questa roba qui sta già cominciando. Noi chiaramente parliamo di... Quest'estate l'avrete sentito... Tutti quanti, noi 50 gradi in Canada, che è in effetti una cosa straordinaria, proprio un, una di quelle cause classiche effetti da, 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 da crescita esponenziale. Il record precedente era 18 gradi più basso, quindi 50 gradi in Canada. Quest'inverno, quest durante l'estate australe, al polo sud sono stati, si, sono stati, si sono misurati 21 gradi. Al polo sud. E queste, di queste cose noi parliamo sempre. Ma che cosa sta accadendo nei paesi che sono già caldi? Quest'estate a luglio, un mio collega che sta facendo delle, degli scavi vicino Baghdad. Mi, mi, un giorno mi fa una videochiamata, era la metà di luglio, e mi fa guarda, il, guarda, il, «Guarda la temperatura». Erano nel centro di Baghdad, la temperatura al sole era 64 gradi. Ora, io, voi sapete cosa sono 64 gradi? No, non, non, non ne avete idea. Allora, provate a farvi la doccia a 45 vi ustionate a 64 gradi se tu tocchi una cosa di metallo ci lasci ti ustioni, cioè proprio ti si attacca la mano al metallo. Questi sono 60 gradi, non si possono aprire le maniglie, perché è incandescente come se fosse incandescente. Questo è già, già accade a Baghdad. Bene, spero di avervi terrorizzati abbastanza. Bene. Per, vi, sto dicendo, vi sto dicendo un decimo di quello che vi potrei dire. Perché ora dovete sapere che sta entrando anche questa nuova, questa nuova idea che non si deve dire quello che accadrà. Perché la gente si, si, si terrorizza e quindi poi dice, beh tanto è inutile. Ma quando mai? Ma quando mai? Voi dovete sapere esattamente che cosa accadrà. Io sono uno scienziato, non posso fare a meno di dirvi che cosa accadrà. Io non vorrei mai che un giorno qualcuno dicesse lo sapevi e non lo hai detto. E si può fare tanto. E si fa soltanto se lo capiamo che c'è questo problema. Allora, il problema è legato all'anidride carbonica. D'accordo? Da quanto lo sappiamo, la scienza lo sa dall'Ottocento. I, I primi resoconti sono della fine dell'Ottocento, dal 1930 se ne parla in maniera continuativa. La politica se ne occupa perlomeno dagli anni Ottanta del secolo scorso. Quindi sono passati quasi 50 anni, in cui avrete tutti sentito parlare di roba tipo i protocolli di Chioto, la COP, le COP 21, 25, 26, 23, 22, eccetera. Un, una grande attività, il Ministero della Transizione Ecologica, tutti quanti uniti per combattere questo riscaldamento globale, le aziende che ti regalano le borraccette. La Ci sono imprenditori qui dentro, sì ce ne sono, siete bergamaschi, chissà quanti ce ne a Firenze si dice abbozzatela, non mi regalate più borraccette, non so dove metterle. Io non la uso, l'acqua la... <ride> la bevo col bicchiere, C ho milioni di borracce. Questo però non è l'attività unica, non, non si può fare soltanto borracce. Le borracce sono ininfluenti, ma... Così come sono influenti le macchine elettriche. Perché voi capiate? Cioè, perché si parla tanto di macchine elettriche, di auto elettriche? Perché sono un buon business. Ma da un punto di vista della loro, effi della loro efficacia sulla quantità di energia carbonica, irrilevante. L'auto elettrica ha una batteria e questa batteria dentro che energia ha? Se è energia che viene da fonti fossili, è meglio che voi ci mettiate dentro il diesel. Meglio perché ogni volta che c'è una transizione energetica si perde efficienza. Ma quante, quante, cose, quante cose avete sentito dire su, questa, su questo riscaldamento globale? Beh, le macchine elettriche, i trasporti, l'economia circolare. Il, la transizione sembra veramente che stiamo facendo chissà che cosa. E invece, e poi arriva Greta e dice: è solo bla 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 e i politici si, si adombrano, si inquietano. E invece è solo bla bla bla, ha perfettamente ragione. È solo e soltanto bla bla bla. Perché solo bla bla bla? Lei ha detto così, io vi mostro i numeri. La questione dipende dall'anidride carbonica. Uno si potrebbe immaginare, bene stiamo parlando, da così tanto tempo questa anidride carbonica sta diminuendo. No? Uno immaginerebbe una cosa del genere. Che cosa immaginate voi? Quando, quando c'era la pandemia, nelle sue fasi... Forti. che succedeva? Il governo prendeva dei provvedimenti, anche molto duri, noi li mettevamo in pratica e si vedeva che cosa accadeva nelle due settimane successive. Se il numero dei contagi diminuiva voleva dire che quei provvedimenti erano giusti, se non diminuiva ne mettevamo degli altri. Questo è il modo corretto di agire. Che cosa guardavamo? Esatto, soltanto un numero più o meno, il tasso di contagio. Bene, che cosa dobbiamo guardare per il riscaldamento globale? È esattamente lo stesso problema. Eh? Esattamente lo stesso. E per questo vi dico, siamo una specie stupida. Esattamente lo stesso problema. Dobbiamo guardare il tasso di crescita dell'anidride carbonica. E quanto cresce questa anidride carbonica? Uno, appunto penserebbe, bene, ne parliamo da tanto, vedrai che sta diminuendo. Allora, voi la mattina, quando aprite Google, metteteci dentro, scrivete CO2, anidride carbonica, lo, lo dico per i tuoi ex studenti, CO2, today, oggi. Il primo sito che vi appare è il sito di Mauna Loa. Mauna Loa è un, è un sito di rilevamento alle Hawaii. Perché sta alle Hawaii? Perché è, è l'equivalente di Greenwich per il tempo. È il sito standard dove andare a vedere quanta anidride carbonica c'è nell'atmosfera. E lì voi trovate, oggi, proprio oggi, quanta ce n'è. E potete guardare quanta ce n'era ieri. Quanta ce n'era una settimana fa, un mese fa, un anno fa, 10, 100, 1000 anni fa. 100.000 anni fa. Ma a noi non interessa andare a vedere che cosa è successo 10, 100.000. Oddio, magari vi interessa e ve lo dico: negli ultimi più o meno 5 milioni di anni, la carbonica è rimasta stabile a 280 parti per milione sempre. Quindi immaginate, immaginate un grafico eh? che in ascissa sull'asse delle x ha 5 milioni di anni. E voi vedete questa sta linea che va a 280, sta a 280 fissa per 5 milioni di anni. Poi arriva agli ultimi 100 anni e oggi è 416. Quando vedete questa cosa sui 5 milioni di anni, voi avete una curva, non è una curva, è un angolo retto. Tant'è vero che gli inglesi, sapete come la chiamano questa curva? Curva a mazza da hockey, perché è come una mazza da hockey. Mm. Questo diciamo, ma a noi interessano gli ultimi 30 anni. Guardiamo gli ultimi 30 anni, quelli da, durante i quali abbiamo parlato tanto di questa roba. Che cos'è accaduto? Dal 1990 al 2000 l'anidride carbonica aumentava di una parte per milione per anno. Ogni anno noi avevamo una parte per milione in più di anidride carbonica nell'atmosfera. Dal 2000 al 2010 l'anidride carbonica aumentava di 1,5 parti per milione ogni anno dal 2010 al 2020 è aumentata di quasi due parti per milione per anno. In altre parole, non soltanto noi non stiamo riducendo l'anidride carbonica nell'atmosfera, questa aumenta sempre di più, non soltanto non stiamo riducendo le emissioni, le quali aumentano sempre di più. Non stiamo facendo assolutamente nulla, cioè stiamo facendo tutto l'incontrario di quello che dovremmo fare. E questo dovete averlo chiaro. Ogni anno che passa noi produciamo più anidride carbonica di quanta ne producevamo l'anno precedente, parecchia di più. È per questo che quando io iniziai ad occuparmi di questi, di questi temi, tanti decenni fa, i modelli avevano una linea che si chiamava Business as usual. Questo modello era il modello che diceva: se noi continueremo tutto a fare come lo facciamo oggi, questo sarà il risultato. E si chiamavano Business as usual, appunto, a fare gli affari come li facciamo oggi. Eh? Continuare tutto come stiamo facendo oggi. Beh, questa curva. Del business as usual era la curva pessimistica vent'anni fa. Cioè, vent'anni fa noi, quando guardavamo quel modello, dicevamo vabbè, non saremmo così stupidi. Beh, sapete il paradosso? Qual è? Il paradosso è che la business as usual è diventata la curva ottimistica. Cosa vuol dire ottimistica? Che se noi continuassimo a. A fare tutto come oggi e sarebbe già un gran risultato perché in realtà quello che facciamo è sempre peggio, non so se sono stato chiaro. Quindi, la, la curva business as usual è diventata quella ottimistica. Bene, detto questo, come mai siamo in questa situazione? Perché? Beh, perché, come vi ho detto tutti. Le soluzioni che sono state proposte fino ad ora sono del tutto ininfluenti, del tutto inefficaci. Ora proviamo a fare una, vi ripeto: quello che dobbiamo fare noi è ridurre la carbonica che sta nell'atmosfera. Oggi ce ne sono 416 parti per milione, beh, la dobbiamo riportare almeno a 340. Questo dobbiamo fare. E cosa stiamo, cosa stiamo facendo oggi? Quali sono le, 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 le soluzioni prospettate? Beh, proviamo a pensare che, domani, che accade un miracolo. Sto parlando troppo? No. A un certo punto interrompetemi, perché sennò facciamo l'alba. Ehm, Immaginate che domani mattina ci svegliamo e tutte le soluzioni che sono state prospettate fino ad ora per ridurre l'anidride carbonica sono messe in atto, cioè c'è un miracolo. Domani mattina tutte 7 miliardi e 800 milioni di persone del pianeta non usano più alcuna energia che non sia rinnovabile. Domani mattina 7 miliardi e 800 milioni di persone del pianeta diventano tutte vegetariane. Ve lo dico perché l'allevamento la, diciamo, animale incide intorno al 15-16% della produzione di anidride carbonica. E perché voi abbiate un'idea di che cos'è il 15-16% della produzione di anidride carbonica, pensate che l'intera Unione Europea produce l'8% dell'anidride carbonica del pianeta. Quindi l'allevamento animale produce una volta e mezzo più anidride carbonica dell'intera Unione Europea. Quindi domani però ci svegliamo e siamo tutti vegetariani. Domani ci svegliamo e nessuno produce più un chilo di cemento. Voi direte il cemento e questo che vuol dire? Il cemento incide più o meno da sola per il 16-17% dell'anidride carbonica. La Cina produce in un anno la stessa quantità di cemento che gli Stati Uniti hanno consumato in un secolo. Quindi domani però ci svegliamo e nessuno produce più cemento. Tutti quanti ricicliamo, non buttiamo più cibo, non sprechiamo risorse, quindi siamo diventati veramente, abbiamo tutti quanti effettuato questa, che come vi dicevo prima, cosa che tutti quanti noi saremo chiamati a fare prima o poi, che è una vera e propria conversione, è una conversione, uso questo termine religioso perché è realmente una conversione, quando ti converti tutti gli aspetti della tua vita cambiano. Cioè non c'è un, 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 una fase, un qualche cosa nella tua vita che non viene toccata dalla conversione. La conversione ecologica è una cosa del genere. Eh? Tutto deve cambiare. Beh, quindi, però abbiamo, abbiamo detto che è venuto questo miracolo e domani siamo tutti convertiti. Che cosa accade? All'anidride carbonica dell'atmosfera diminuisce? Ma neanche per idea, aumenta per due motivi: uno, perché c'è una cosa ineliminabile che si chiama inerzia chimica, ma lasciamola perdere, non ci importa, l'altro è perché comunque continueremo a fare, ad avere un sacco di attività che comunque producono anidride carbonica, quindi di fatto l'anidride carbonica aumenterebbe sempre. Ora. Cercate di visualizzare il problema. Abbiamo una vasca piena di acqua fino a un certo livello. Questo è il livello dell'anidride carbonica e abbiamo un rubinetto che continua a buttare acqua e queste sono le nostre emissioni. E quello che dobbiamo fare è ridurre il livello dell'acqua nella vasca. Come si fa? Certo, uno chiude il rubinetto quanto più possibile, però questo rubinetto non lo si può chiudere tutto, è rotto continuerà sempre è molto duro nel senso che per chiuderlo ci vuole tanto 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 tempo e comunque non lo si può chiudere tutto è impossibile in questa maniera potete ridurre il livello dell'acqua nella vasca no continuerebbe sempre a salire che cosa dovete fare dovete tirare lo scarico dovete aprire il tappo che cos'è il tappo c'è sto tappo nella litecarbonica certo che ci sono le piante, sono gli alberi. Quanti? Quanti alberi dovremmo piantare? Beh, un numero enorme, mille miliardi di alberi. E uno potrebbe pensare, beh, questa è che, cioè, che soluzione, è? mille miliardi di alberi? Beh, è una soluzione semplice, elegante, che non costa nulla. E uno dice, ma mi sono mille miliardi di alberi. Ho capito, ma il riscaldamento globale è il più grande problema che l'umanità si sia mai dovuta trovare a dover affrontare. Non lo stiamo affrontando. Se non facciamo nulla, se continuiamo che la nitide carbonica salga anno dopo anno, non avremo un futuro piacevole, ecco, diciamo così. Senza senza terrorismi, ma non avremo un futuro piacevole. Quando dico non avremo un futuro piacevole, vorrà dire che la popolazione, del, se ci va bene, la popolazione del pianeta perde un terzo degli abitanti. Lo vogliamo, lo vogliamo vedere, diciamo, in dei termini numerici asettici così. Hm? Credete che sia una cosa da poco perdere 3 miliardi di persone? 3 miliardi? Ecco, questo è il problema. E questo problema noi come lo stiamo risolvendo? Con le macchine elettriche. No, non si risolve così. Con mille miliardi di alberi noi potremo riassorbire, letteralmente riassorbire, una quota consistente di questo surplus di anidride carbonica, cioè quindi riducendola. Per la prima volta nella storia la vedremo ridurre. La questione meravigliosa è che le piante hanno già fatto questo nella storia. Noi animali siamo qui perché le piante hanno già fatto questo. Dieci milioni di anni fa hanno abbassato l'anidide carbonica, la quantità di anidide carbonica che c'era nel, nel pianeta grazie all'attività fotosintetica. E mille miliardi di alberi, che, vi sembra, che sembrano a molti una, una quantità inaudita, sono la metà degli alberi che abbiamo tagliato negli ultimi due secoli. Quindi il costo sarebbe del tutto insignificante rispetto ai danni che ci permetterebbe di evitare. La soluzione è una soluzione pratica. Ora, per capirci, fra qualche, agli inizi di, di novembre, 150 stati si riuniranno a Glasgow per la COP26 a discutere di questi temi. Secondo voi di che cosa, che cosa ne verrà fuori? A parte le chiacchiere alla Greta. Che cosa ne verrà fuori? Nulla. Nulla. Ma è evidente il perché. Nulla. Oggi non è l'Unione Europea che produce anidride carbonica, la Cina produce il 24% dell'anidride carbonica, gli Stati Uniti producono il 21% dell'anidride carbonica. Questi sono paesi che vogliono continuare a produrre, cioè, e c'è una linea eh, matematica e fisica ineludibile che più aumenti le produzioni più aumenti l'anidride carbonica. Cioè, queste due cose sono legate. Poi sentiamo Parisi, il nostro ultimo premio Nobel, dire che la crescita del PIL è assolutamente eh, incompatibile con la, con, il, con la risoluzione del riscaldamento globale, ma lui lo dice da fisico, è vero, è semplicemente così, è per questo che alla COP26, fra due mesi, anzi fra un mese ormai, fra, fra poche settimane, non, 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 si, non si deciderà assolutamente nulla e l'anidride carbonica continuerà a salire anno dopo anno. Piantare mille miliardi di alberi invece, ma anche piantarne 1500 di miliardi di alberi, è una cosa su cui tutti i paesi del pianeta sarebbero d'accordo. Mica ti blocca l'economia piantare qualche centinaio di milioni di alberi. non... Non ti, viene non ti viene chiesto di cambiare gli stili di vita, è una cosa semplice, pratica, elegante e che ha già funzionato. Eppure non, non, se, non se ne parla, non se ne parla perché non è un'opportunità economica, semplicemente per questo, eppure funzionerebbe. Potremmo davvero abbassare l'anidide carbonica nell'atmosfera. Ovviamente pensate che neanche questa è una soluzione finale. Non è che se piantiamo 1.000-1200 miliardi di alberi abbiamo risolto il problema e viva e viva, continuiamo tutti quanti a fare quello che facevamo prima. No, questa roba qui, mille miliardi di alberi, sono, come potremmo dire, la ci permetterebbero di guadagnare una settantina di anni, Avremoci, fra, avremo 70 anni in più in cui trovare delle soluzioni reali, vere, soluzioni che, che richiedono per forza di cose il, il fatto che noi capiamo che non, che non possiamo continuare a crescere a scapito delle risorse del pianeta che sono poche e finite. Però vi ripeto, vi ho terrorizzati per una serata. Perché bisogna che sappiate che cosa accade. Però c'è la soluzione. È una soluzione semplicissima. È una soluzione che ci permetterebbe veramente di guadagnare 70 anni e non se ne parla. E non se ne parla. Non... Ma guardate che quando vi dico non se ne parla, non c'è verso. Io sono andato a parlarne, ne ho parlato alla Camera dei Deputati una settimana scorsa. Una settimana scorsa. Bella, bella, bella. Finita lì. Ma ne parlate, la partirete a Glasgow? Oh, sì, certo. Credetemi, la questione del riscaldamento globale, il vero problema è che no, non è compreso. Cioè, non aspettatevi che la politica faccia qualche cosa. Se noi non faremo pressioni enormi perché si faccia qualche cosa, non, la, la politica non interverrà su questo argomento. È una cosa lontana nel tempo, la vede come una cosa lontana del tempo, non capisce che è un problema che ha una natura esponenziale, per cui a un certo punto ci capiterà fra capeccolo una catastrofe e direi ma è ora? Per una volta dovremmo mostrarci intelligenti, intelligenti. Termino però questo pistolotto finale sull'intelligenza ve lo devo fare. noi crediamo noi siamo certi vedete una parte i problemi che riguardano la nostra propria sopravvivenza come specie riguardo da una parte attengono alla nostra avidità al fatto che noi diciamo incarniamo tutte le peggiori caratteristiche degli animali noi siamo i predatori alfa, ma realmente predatori nel senso che dove passiamo noi non rimane nulla. Avete presente quei, 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 presenti quei film di fantascienza dove arrivano questi alieni cattivissimi, distruggono i pianeti e poi ne vanno a cercare un altro da distruggere? Ecco, siamo noi quegli alieni. E questo è un primo problema. Il secondo problema riguarda. E in, in un certo senso, mentre il primo an an forse ancora lo posso, lo posso giustificare, va bene, siamo, siamo una specie schifosa, <ride> ma siamo così. Il secondo no, perché la stupidità non la posso giustificare. Il secondo nasce dalla presunzione. Noi tutti siamo fermamente convinti di essere la specie migliore di questo pianeta. Tutti. Io vorrei vedere quanti in questa sala pensano di essere peggio di una mucca o di un albicocco. Pochi, nessuno. Ognuno di noi è fermamente convinto del fatto che noi uomini siamo meglio degli altri esseri viventi. Da cosa nasce questa convinzione? Dal fatto che abbiamo questo grande cervello che ci permette di fare delle cose che nessun altro essere vivente è in grado di fare. Eh? Immagino che molti di voi penseranno, ma che cosa mi, mi vuoi dire? Io sono peggio di un albicocco, ma che un albicocco ha mai scritto l'odissea? Eh? o Ha dipinto la cappella Sistina? Ha immaginato la teoria della relatività? Noi non abbiamo, non c'è, non c'è una... Competizione, noi siamo di gran lunga meglio di tutto il resto, è qui che sbagliamo perché vedete scrivere l'odissea, dipingere la cappella sistina, immaginare la teoria della relatività, ha un significato soltanto se garantiscono un vantaggio per la specie, questo ve lo dico in termini biologici. Soltanto allora ha un senso. Ora ve lo, ve lo spiego in un'altra maniera. Meglio, che cosa vuol dire? Meglio è una delle 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 idee più pericolose che l'uomo abbia mai elaborato, perché nel momento in cui pensi di essere meglio di qualcun altro, di, o, sia uomo che essere vivente, lo usi. Ma che cosa significa? Io a, me non, io a me non interessa, non voglio entrare nella, nella parte etica, a me interessa proprio la questione biologica, evoluzionistica, reale. Siamo davvero meglio? Perché vedete, se mi convincete che noi siamo davvero meglio, allora io vi dico, vabbè, hai ragione, mangiamoceli tutti, questi animali. Mi avete convinto, però mi dovete convincere. Che cosa vuol dire meglio? Meglio vuol dire che c'è un obiettivo e che tu sei in grado di misurare l'efficienza con la quale raggiungi questo obiettivo. Mm? Nello sport è facile, in una gara di salto in alto. Se io salto un metro e mezzo e tu salti un metro e 90, tu sei meglio di me. Tu salti più in alto di me. L'obiettivo è saltare più in alto di me. Tu sei meglio di me. Facile. Nella corsa, chi va più veloce sui 100 metri, chi ci mette 10 secondi, è meglio di chi ce ne mette 11. È facile, è semplice. Allora, voi dovete chiedervi: ma l'obiettivo della vita, quello in cui gareggiamo con tutte le altre specie, qual è? Ora ognuno di voi può avere degli obiettivi più o meno semplici, trascendenti, immanenti, diversi, ma qualunque sia l'obiettivo di ciascuno di voi, l'obiettivo principale, l'obiettivo fondamentale, quello dal quale tutti gli obiettivi discendono, ineludibile e uno solo. E questo obiettivo è la sopravvivenza della specie. Tutto quello che voi possate, potete immaginare dell'uomo dipende dal fatto che l'uomo sopravvive. Mettiamola così, se domani scomparissimo tutti quanti, a chi potrebbe mai fregare nell'universo se abbiamo scritto l'Odissea? Eh? O la Cappella Sistina? Chi potrebbe importare se noi scomparissimo? Tutto questo ha importanza soltanto se noi continuiamo a esistere. Tutte queste sono strumenti, questo è uno strumento che ci deve garantire una maggiore probabilità di sopravvivenza. Allora, ora che sappiamo qual è l'obiettivo della gara alla quale partecipiamo tutti gli esseri viventi del pianeta, ora ci dobbiamo chiedere, ma a questa gara come siamo messi? Stessa, se io mi iscrivo a una gara di salto in alto, chiedo, ma scusami, qui in media quanto saltano le persone? Allora chiediamoci, ma in media, su questo pianeta, quanto sopravvivono le specie? Ne avete un'idea di qual è la vita media di una specie sul pianeta Terra? Lo sappiamo, è 5 milioni di anni, mettendole insieme tutte, piante e animali, le piante sono dei grandi campioni, lasciamoli perdere. Ma tutti insieme, la vita media di una specie sul pianeta Terra è 5 milioni di anni. E noi uomini da quanto tempo siamo qui? Noi Homo sapiens. Capite il sottile umorismo eh? di una specie che si chiama Sapiens, eh? che esiste soltanto da 300.000 anni e che se fosse come le altre specie, non meglio, avrebbe ancora davanti altri 4 milioni e 700 mila anni, vi torna? Essendo la vita media delle specie 5 milioni di anni, a noi ce ne toccherebbe in media ancora 4 milioni e 700 mila anni. Ora, se io chiedessi a ognuno di voi, che è così convinto di essere meglio di un albicocco, se pensa che l'uomo sarà qui fra 100 mila anni, ma fra 10.000. Molti di voi avranno... Io personalmente, nonostante sia molto ottimista, avrei forti dubbi a scommettere. Ora cercate di capire come funziona sta storia. Se fra, 5, fra 4 milioni e 700 anni l'uomo sarà ancora qui, vorrà dire che averlo o non averlo il cervello era uguale. Sempre in questa media vivevamo. Mm? Se vivremo oltre i 4 milioni e Se arriveremo a 4 milioni e 800 mila anni, avremo dimostrato che il cervello era un vantaggio evolutivo. Bene. Siamo meglio della media. Ma se ci estinguiamo prima... Cioè se ci estinguiamo fra un milione di anni, avremo dimostrato che il nostro cervello, questa roba di cui siamo così incredibilmente orgogliosi, è uno svantaggio evolutivo, uno svantaggio, cioè ci impedisce di sopravvivere. Alcune volte penso, immagino di essere nei panni di un, che ne so, di un mio collega di Alfa Centauri, che studia la vita su questo pianeta. È che ci guarda lì col, col telescopio, hanno dei telescopi fantastici su Alfa Centauri, si può vedere essere vivente per essere vivente e vedono questa specie no? che appare 300.000 anni fa, fa in tempo a chiamarsi sapiens sapiens e poi scompare. No, io mi immagino questi miei colleghi che fanno oh, guarda quelli, hai visto? Sono apparsi orora, si sono chiamati sapiens sapiens. E sono scomparsi. Allora io vorrei evitare di fare parte di una specie così scema, cioè mi ripugna, non posso pensare di far parte di una, di una specie così stupida. Io sono certo invece che il nostro cervello sia un vantaggio evolutivo, ma il problema reale è che è uno strumento sofisticato e gli strumenti sono difficili da utilizzare. Noi siamo una specie giovane, come dei bambini. Ora, immaginate un martello. Quando voi lo date in mano a un bambino da 5, di 5 anni, la prima cosa che fa è sfascia la casa. Se poi invece impara, sopravvive diciamo, a questo sfasciume, capisce che con quello stesso martello ne può costruire delle altre addirittura di case. Ora noi stiamo, ci stiamo comportando esattamente come dei bambini di cinque anni con un martello in mano. Il nostro cervello è l'equivalente di quel martello. Per ora lo stiamo utilizzando nella maniera peggiore possibile, solo, solo per sfasciare la casa. Ora, sono certo che prima o poi capiremo che lo potremo utilizzare per altro, per farne delle altre di case, ma il problema vero è che il tempo è poco. Non abbiamo più tutto questo tempo per capirlo. E allora piantiamo mille miliardi di alberi e ognuno di noi convertiamoci a una vita più ecologica. E scusatemi se vi ho terrorizzato. Grazie mille. Grazie. Grazie. Molte grazie, grazie. So come leggere Grazie. questo applauso dopo le cose che ci ha raccontato in uno è un bellissimo libro del professor Mancuso la nazione delle piante mi pare lui parla di una foto che abbiamo tutti in mente quella del 24 dicembre del 1968 era l'Apollo 8 e uno dei tre componenti William Anders fotografò la Terra dalla Luna, l'alba della Terra dalla Luna. È una foto iconica, assolutamente iconica, credo che tutti noi l'abbiamo vista più e più volte, ne scattò molte, eh? però quindi l'abbiamo in mente. E Il suo autore poi chiamò quella, quella foto Earth Rise, vero? Invece la, la NASA diede. Invece una, la, la classificò in modo diverso. E, 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 e il professor Mancuso in quel libro dice eh, questa straordinaria isola colorata perché si è di blu l'acqua e il verde le piante, con il bianco delle nuvole. Quindi questa isola dentro l'universo nero del mondo. Dice: Restituì a tutti l'idea di quanto fosse magnifica la terra e insieme delicata, bella perché di una bellezza sconvolgente, insieme fragile. Stasera il professore ci ha fatto una lezione chiedendo, credo a noi, la consapevolezza politica che i processi devono essere gestiti, voluti, determinati. Quindi bisogna sollecitare la politica. Giudizio severo quello del professore stasera, come a dire che c'è un ritardo della politica, ma io credo che è un ritardo nostro, mio, della mia generazione, che consegna a voi ragazzi una terra certamente molto più malmessa di quanto l'abbiamo ricevuta noi tanti anni fa. Una consapevolezza politica, anzitutto, e insieme anche la capacità di stare dentro le decisioni e le responsabilità personali. Le due cose si intrecciano. Lui oggi, stasera, ha ricordato più la necessità della consapevolezza politica e di alcune scelte. Io, Davvero sarei per chiudere qua, anche per permettere ai ragazzi di pensare noi, eh, la, la, la registrazione è disponibile. Quindi lo dico perché eh, le, gli insegnanti, molti insegnanti che sono qua, ma moltissimi che ci seguono, possono utilizzare poi la lezione di stasera per lavorarci sopra. Perché bisogna far crescere questa consapevolezza, bisogna custodire questa inquietudine, anch'io sono convinto. Eh. Cioè voglio dire, è un mainstream quello per cui bisogna tacere, non è, non è assolutamente vero. Custodire l'inquietudine credo che sia un esercizio, anche questo politico. Quindi ringrazio di cuore, è la prima volta, professor Mancuso, a Montefedi, non è la prima volta a Bergamo, ma è la prima volta a Montefedi. La, ci la, siamo prima, mh, eh? la prima immagino di una serie lunga. Ecco, ci siamo... <ride> <ride> ci siamo. <ride> Ci siamo ripromessi di rivederci e davvero lo vorremmo davvero ospite nostro più volte. Io lo ringrazio di cuore, il professore, il professore Mancuso è disponibile a autografare a firmare coppie dei libri. Quindi magari muniti di mascherina, venite qua al tavolo per chi volesse autografare il libro. Valentina mi ricorda di seguirci su Instagram, Moltefedi e su Twitter. E su Instagram, Valentina fa questo lavoro prezioso, avete anche le storie molto belle che racconta, seguiteci lì. Io soltanto per dire che domani sera siamo al Liceo Mascheroni con il professor Barca, Fabrizio Barca, a parlare di disuguaglianze, mentre giovedì sera parleremo di donne nella Divina Commedia con Lella Costa che farà una lettura, una, lettura, una conversazione scenica in Santa Maria Maggiore. Dal sito ci sono ancora alcuni posti per l'incontro di domani sera. A me non resta che dire davvero grazie di cuore alla, al professor Giovanni Cefis che ha gestito e ha, e ha introdotto e soprattutto un grazie di cuore al professor Stefano Mancuso. Grazie. grazie.